Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Pamela Villoresi a Pistoia, invitata da Teatro Elettra. Un'attrice che, iniziando dal teatro, ha fatto cinema, televisione, ha fatto regia, insomma, giusto a tutto tondo, si può dire. Il teatro, io credo, sia la passione primitiva in lei, è cominciato giovanissima, è così? Sì, l'ho sempre voluto fare. Quando ero piccolissima mi mettevo degli stracci, insomma, essendo di Prato non mancavano a casa, e con un passino da tè andavo in cucina dove mia mamma cucinava e dicevo: ad ecco a voi, mi presentavo Valeria Mazzoni, che secondo me doveva essere Valeria Moriconi, probabilmente, che infatti ho adorato per tutta la vita. E poi niente, dalle suore facevo la protagonista nelle recite annuali di fine anno, e poi ho chiesto di andare all'Accademia d'Arte Drammatica, finito le medie, ero troppo giovane, ci volevano allora 16 anni, oggi 18 perché c'è una laurea di primo livello, e così mi presi una scuola qualunque finché non entrai al Teatro Studio a appena 13 anni e mezzo, insomma. E ecco, il teatro ha dato tantissime soddisfazioni. Se dovesse citare la cosa che più le è piaciuta, che le è rimasto nel cuore e nella mente, di cosa parlerebbe? Ma veramente non ce n'è una in particolare, ce ne sono tante, ognuna per diverse ragioni. Nel senso che lavorare con Streller, tutti gli spettacoli che ho fatto con Giorgio, sono stati arte pura, cioè veramente un'immersione nel teatro puro con la T maiuscola. Però ci sono state tante esperienze invece in mezzo a persone come me, dove si cercava, diciamo, più umani, non degli dei come Giorgio, in cui abbiamo cercato però di fare belle cose come la Locandiera, abbiamo fatto anni di tournée con tanti spettacoli, poi c'è stato le prime volte che io ho fatto regia, poi ci sono state le volte, io sono appassionata di poesia, in cui ho cominciato a fare recital di poesia, oggi ne ho all'attivo una ventina, credo, di recital. 23, sì, e poi invece lavorare con i drammaturghi contemporanei, vivi, esistenti, con i quali, insomma, scornarsi sulle tavole, cambiare la parola insieme, che è una cosa meravigliosa. Che Streller era anche un soggetto difficile da trattare. Streller si arrabbiava molto quando trovava dei interpreti che aspettavano un vigile urbano a destra, più a sinistra, in fondo, invece lui dava le suggestioni perché tu fossi il creatore del tuo personaggio, ma ti riempiva di intanto delle informazioni di uno studio che di 20 anni magari su un testo che lui aveva fatto, e poi ti, come dire, ti circondava di tanti racconti, di storie, di fatti, di emozioni, che, come dire, ti facevano entrare come in un'atmosfera, in una psicologia, in un mondo, in un'epoca. E certo, se poi c'era qualcuno che non captava niente, lui diventava veramente una bestia. Ha avuto, ovviamente, in questa lunga carriera teatrale cinematografica ci sono stati vari personaggi, vari attori, vari colleghi. Tra questi mi viene in mente Manfredi, Nsiroli, Gassman. Ecco, ce n'è qualcuno che, con il quale c'era più affiatamento, più feeling? Nino Manfredi, senz'altro. Ci siamo molto voluti bene. Lui, abbiamo fatto Gente di facili costumi, che tra l'altro debuttò proprio a Pistoia. E dove praticamente lui l'aveva scritto, faceva la regia ed era con me in scena ed eravamo io e lui soli, quindi se io non funzionavo è vero che falliva lo spettacolo. Ciò nonostante, io dico che fu commovente come agli applausi, che per me ce n'erano tanti, lui mi mandava avanti e godeva come di soddisfazione propria, come appunto anche lì di una figlia, di una allieva. E infatti sono rimasta legatissima a tutta la sua famiglia, a sua moglie Erminia, perché è stato con me di una generosità incredibile, soprattutto per coloro che invece l'hanno sempre ritenuto uno un po', come dire, al cinema anche cattivo con dei colleghi. Non so perché lo dicano, qualche episodio ci deve essere stato, ma io posso solo testimoniare il contrario. Ecco, l'approccio alla regia
è stato difficile, è stato uno sbocco naturale? No, a me piace lavorare con gli attori, con i colleghi. E a parte Strehler e alcune altre volte, ho visto quanto i registi possono inibire un attore, quanto anche sulla mia pelle, quanto ti possono castrare, quanto diciamo qualche volta non ti mettono proprio in grado di dare il meglio di te. E quindi la voglia, invece, per me la regia è soprattutto il lavoro sull'attore. Poi hanno cominciato a chiedermi di fare dei laboratori, che io faccio soprattutto sulla poesia, quindi di lavorare con i ragazzi anche a Prato, eccetera. E devo dire che soprattutto dopo la morte di Strehler mi piace un po' riconsegnare qualcosa del grande patrimonio che io ho ricevuto, certo, filtrato attraverso il mio gusto, la mia esperienza, però comunque è un patrimonio che viene da una grande scuola, e per cui a me fa piacere non solo lavorare con i giovani, però anche fare delle regie. Gli attori sono sempre molto felici quando lavorano con me. Abbiamo detto teatro, cinema, televisione. Il cinema è stato anche questo un'esperienza notevole. Ci sono dei ricordi in particolare, perché venendo da lontano, gli ultimi naturalmente sono quelli che si ricordano con più facilità o con più, non lo so se con più trasporto, tanto per dire la grande bellezza, per parlare degli ultimi, però ce ne sono stati altri che hanno coinvolto pienamente. Sì, Dicembre con Antonio Monda, ma anche Pumarò, ma anche i Fratelli Italiani, Il Sole anche di notte, no, ce ne sono stati tanti. Devo dire che, avendo poi preferito sempre un po' il teatro al cinema, una carriera è salita e l'altra invece era andata quasi a morire, fino appunto alla grande bellezza. Infatti a Sorrentino dicevo: guarda Paolo, stammi dietro perché io mi sento un po' insicura. Vabbè, era un consiglio inutile, perché è talmente attento a tutto Paolo, non gli sfugge niente. Ma comunque lui è stato molto felice, diciamo, del risultato, e devo dire che mi ha ridato la gioia di stare dietro una macchina da presa. Infatti dopo la grande bellezza mi stanno offrendo molte cose, sto, non dico proprio tradendo il teatro, però un pochino sto cercando di allentare un po' con le tournée, di fare magari più serate così, e di lasciarmi lo spazio adesso per televisione e cinema, perché ora la televisione, ci sono tanti prodotti televisivi eccellenti. Sì, perché la televisione dal teatro e il cinema è stata in qualche modo in un certo periodo un po' snobbata, in realtà ora sta prendendo sopravvento, soprattutto con le fiction e con tanti altri, quelli nuovi che erano sceneggiati. Ce ne sono, quali sono quelli a cui sta lavorando o sta per andare? Erano andato di recente in onda, mi piace ricordarlo, Francesca Archibugi, romanzo familiare che era tutto ambientato a Livorno, all'Accademia Navale, e poi ho appena finito una film indiano, e poi anche un corto con Gwendalina Zampagni, che è una regista con la quale avevo già lavorato, molto carino. È molto divertente, e quindi niente, sono contenta. Un altro mezzo che dà tante soddisfazioni e poi raggiunge tantissima gente, sì, no? Sì. Ecco, tantissimi premi, Grolle d'Oro, poi che cosa mi sfugge? Maschere d'Oro, Maschere d'Argento. D'argento. Sì, sì. Ecco, ma ce n'è uno in particolare che mi ha colpito, il premio, la Medaglia d'Oro del Vaticano. Per la spiritualità, ecco, ci vuoi parlare, qual è il suo concetto di spiritualità? Ma io ho cercato sempre, diciamo, di non disgiungere troppo i cammini personali da quelli professionali. E io ho sempre dedicato un po' parte della mia vita, diciamo, anche a dei cammini più spirituali, a una ricerca di spiritualità, intendo, di tutto il mondo. E per cui ho commissionato molte cose a tema spirituale e religioso, ho fatto scrivere molte storie, comporre musiche, e poi ho fatto i festival della spiritualità sia a Roma che a New York per tanti anni, finché non ho
deposto le armi perché con l'amministrazione italiana io faccio troppa fatica, pagano in ritardo, non sono di parola, deliberano all'ultimo momento, insomma ci ho rimesso dei soldi, non me la sento più. Non c'è improvvisazione, oltre a pochi finanziamenti. Ecco, lei ha tre figli, due figlie e un figlio. Stanno seguendo le sue tracce? O... Solo la grande Eva Pogani è organizzatrice teatrale, organizzatrice però è manager. È molto brava e infatti erano in mano sua tutti i festival, è molto capace e ancora collabora con me. Gli ultimissimi impegni, ora abbiamo parlato di televisione, ma c'è anche un impegno teatrale. Sì, c'è stato recentemente Shakespeare anche, no? Sì, un lavoro con la musica, sto facendo molte serate con la musica. E una è sulla Duse con Marco Scolastra, la musica dell'anima, con tutti i pianisti. Un'altra è con Danilo Rea, è un concerto per pianoforte e voce recitante dedicato al nostro pianeta, alla Terra, si chiama Terra, in particolare all'Appennino, ma insomma al pianeta. E poi ce ne sarà uno con Paolo Restani su Chopin e George Sand. E queste sono serate che devo dire in questo momento mi riempiono il cuore, mi emozionano molto e niente, sono contenta perché poi piacciono molto anche al pubblico. Bene, non rimane che dire buon lavoro. Grazie. E ancora tante soddisfazioni. Grazie.